Dalla Spagna, il Real pensa a JHPO per il dopo Benzema. Secondo AS, il Real Madrid sarebbe interessato all'attaccante del PSV Eindhoven Cody Gakpo come successore di Karim Benzema. United, pronti 200 milioni per tre colpi. Si preannuncia un gennaio caldissimo sul mercato per il Manchester United. Secondo quanto riporta The Sun, i Red Devils avrebbero pronti infatti 200 milioni di euro per piazzare tre colpi. Si tratterebbe di tre giocatori che si sono messi in mostra ai mondiali in Qatar, Cody Gakpo, Christian Pulisic e Gonçalo Ramos. Il presidente di La NASSR, Ronaldo? Non lo conosco. Musalli al-Muammar, presidente di Al Nas, club saudita che sarebbe dovuto essere la prossima destinazione di CR7, ha risposto così a una domanda sull'attaccante portoghese, Cristiano Ronaldo. Non lo conosco. Dal Messico, Luis Suarez al Cruz Azul o a Miami. Tra poco scadrà il contratto tra Luis Suarez e il Nacional di Montevideo. In Messico riportano l'interessamento del Cruz Azul, con, in alternativa, l'Inter Miami di David Beckham favorito sui Los Angeles Galaxy. Portogallo, Fernando Santos non è più il CT. Fernando Santos non è più il CT del Portogallo. La Federcalcio portoghese ha ufficializzato la partenza del tecnico dopo 8 anni, in cui spiccano il trionfo a Euro 2016 e nella Nations League del 2019. Santos, che aveva un contratto fino al 2024, paga l'eliminazione ai mondiali nei quarti contro il Marocco. Inter, LA conferma di Correa, passa per LA rimonta. Joaquin Correa ha ancora la fiducia di Inzaghi e dell'Inter nonostante non sia quasi mai riuscito a confermare il rendimento dei tempi della Lazio. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'argentino potrebbe aiutarsi da solo per la conferma aiutando i nerazzurri nella rimonta scudetto. Torino, Ilunga URIC chiave per Ilunga URANOVIC. Il Torino, tramite il DS Vagnati, sta seguendo Josip Juranovic, terzino al Mondiale con la Croazia. Il Celtic lo valuta 10 milioni di euro, tanti estimatori per il classe 1995 ma i Granata possono giocarsi la carta Juric, con nazionale di Juranovic. Juve, Cuadrado e Alex Sandro via a giugno. Niente rinnovo in vista per Alex Sandro e Juan Cuadrado. Secondo quanto riporta Tutto Sport, la Juve avrebbe deciso di non proporre alcun prolungamento ai due esterni. A giugno il brasiliano e il colombiano dunque saranno liberi. Juve, Danilo rinnova già entro fine mese? Tutto Sport è sicuro, Danilo è una delle certezze della Juventus, il brasiliano in scadenza 2024 rinnoverà presto il contratto coi bianconeri. Per il difensore pronto un prolungamento di 2 anni, fino al 2026. Real Madrid, ufficiale ENDRICK, ARRIVEERA nel 2024. Ora è ufficiale. Il Real Madrid ha raggiunto un accordo con il Palmeira per il trasferimento dell'attaccante Hendrik, classe 2006, in blanco. Il giocatore si trasferirà in Spagna nell'estate del 2024, quando compirà 18 anni. I termini e i valori dell'operazione sono confidenziali. Si tratta di un'operazione da 60 milioni di euro più bonus, contratto fino al 2027 con opzione per altre 3 stagioni. Juve, Chelsea e Arsenal vogliono BLAHOVIC a gennaio. Sirene inglesi per Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus, scrive La Stampa, è cercato da Chelsea e Arsenal che lo vorrebbero già a gennaio.
Napoli, sinergia col Sassuolo, obiettivi Frattesi e Lauriente. Nonostante la corte della Juventus, Cristiano Giuntoli al lavoro per il futuro del Napoli, secondo il Mattino possibile sinergia col Sassuolo per Frattesi, sul quale c'è tanta concorrenza, e Lauriente. Verona e Salernitana su ILKHNMA, il Toro non lo molla. Verona e Salernitana molto interessate a Emiran Ilkan, trequartista classe 2004. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, il Torino non lo lascerà partire. Milan, AG, Bakayoko, situazione triste, in futuro vedremo. È una situazione che mi crea tristezza perché un anno e mezzo fa questo trasferimento fu fortemente voluto. Marco Busiello, procuratore che ha portato Bakayoko al Milan, parla qui della situazione del centrocampista francese ai microfoni di TMW. Tornare a Milano con un prestito biennale con un diritto di acquisto che diventava obbligo a determinate condizioni lo faceva felice, ma l'attuale status quo non fa bene a nessuno, dispiace molto. Il futuro? Vedremo. Valuteremo col Milan con calma quali sono le opportunità. Lui ha un altro anno di contratto col Chelsea dopo quello attuale. Ci guarderemo attorno insieme. Juve, SI lavora al rinnovo di Locatelli. Secondo la Gazzetta dello Sport, il prossimo prolungamento in casa Juventus sarà quello di Manuel Locatelli. Le tappe prevedono come prima mossa il riscatto obbligatorio dal Sassuolo che scatterà al primo punto dei bianconeri a febbraio o marzo. Poi si potrà parlare di prolungamento. Fiorentina, le big ALLASSALTO di AMRABAT. Sei il miglior centrocampista del torneo. L'investitura per Sofyan Amrabat è arrivata niente meno che dal presidente francese Emmanuel Macron e dopo il grande mondiale disputato dal marocchino ora la Fiorentina aspetta offerte per il giocatore, che ha il contratto in scadenza nel 2024. Su di lui ha messo gli occhi mezza Europa, dal Marsiglia o l'Atletico Madrid fino al Liverpool e al Tottenham, il fratello lo spinge al PSG e lui non chiude le porte a nessuno, non sappiamo cosa riserverà il futuro, ha detto dal Qatar.